Negli scorsi video vi ho spiegato come funziona un differenziale normale e come funzionano i vari tipi di differenziali autobloccanti. Se non li avete visti, andateveli a vedere subito, ve li faccio apparire qua da qualche parte, così almeno capite bene anche questo video. Perché in tanti mi avete chiesto, ok l'LSD, il differenziale, non la droga, ok il Torsen, ok il Ferguson, ma io ho un Alfa Romeo, c'è scritto Q2, Q4... Cosa vuol dire? Che differenziali monta? Siamo italiani, quindi la risposta poteva essere semplice? Ovviamente no. Ve lo dico già, è una specie di supercazzola, però una supercazzola interessante, anche perché ci dice molto su come è evoluto e come sta evolvendo il mercato automobilistico. Perché nell'arco dei decenni dietro queste sigle si sono nascoste soluzioni molto diverse. Quindi mettiamoci comodi e cerchiamo di capire da un punto di vista tecnico cosa significano. E sottolineo tecnico perché ormai lo sapete, io sono Andrea, sono un ingegnere e su questo canale si parla di tecnica automobilistica. Quindi ragazzi, poche storie, lasciate un like e spaccate quel pulsantino iscriviti. Ma veniamo noi e partiamo dal Q2 che è un po' più semplice. E iniziamo col dire che, come suggerisce il nome, Q2 si riferisce alle versioni a due ruote motrici ma con un comportamento, diciamo così, migliorato rispetto alle versioni standard. Comportamento che però è stato ottenuto nel corso della storia con tre soluzioni completamente diverse. Tenetevi forte perché poi con Q4 ne vedremo 4 o 5 addirittura di soluzioni diverse, non sono neanche riuscito a contarle. La sigla Q2 è apparsa per la prima volta sulla 147, dove stava ad indicare l'adozione di un differenziale autobloccante di tipo Torsen, ovviamente all'anteriore visto che era un'auto a trazione anteriore. E lo stesso identico sistema era stato adottato anche sulla GT, che condivideva parte della meccanica. Tra l'altro, da notare la genialità di Alfa, che in quegli anni aveva la versione GTA col V6 busso, quindi ragazzi, un motore fantastico, che già era sacrificato perché doveva spingere appunto solo le due ruote davanti, e secondo voi gli hanno messo un differenziale autobloccante a aiutarlo? Ovviamente no, la GTA con i suoi 250 cavalli aveva un normalissimo differenziale libero. E invece il Q2 con il Torsen era abbinato solo al diesel da 150 cavalli, cioè boh. Infatti ricordo la prova di Top Gear in cui confrontarono la 147 GTA con la Focus RS e con la Golf R32, e praticamente c'era la Focus RS che aveva 214 cavalli ma aveva il differenziale anteriore autobloccante, la Golf R32 aveva 240 cavalli ma aveva addirittura la trazione integrale per cercare di gestirli, per sfruttarli al meglio, e invece la 147, che era la più potente, aveva il motore più figo, era tra l'altro la più bella sia fuori che negli interni, aveva questo differenziale libero che rendeva completamente impossibile sfruttare veramente il potenziale di quel motore. Infatti nelle mani dello Stig girò addirittura 2 secondi più lenta della Ford e 3 secondi più lenta della Golf. Nonostante questo però tutti e tre i conduttori concordarono sul fatto che era comunque quella da scegliere tra le tre. E visto che so che state già tutti correndo su AutoScout per cercare di portarvi a casa un bel V6 busso, vi parlo un attimo dello sponsor di questo video, che è Car Vertical, che potrebbe tornarvi molto utile perché vi permette di non prenderlo nello scarico, diciamo, quando comprate un'auto usata. Infatti praticamente Car Vertical si basa sul fatto che voi inserite la targa e va a fare una scansione di tutti gli archivi digitali, di motorizzazioni, polizia, assicurazioni, di tutto veramente, per cercare tutte le informazioni possibili su quell'auto. Quindi vi fa vedere il codice di telaio, quando è stata prodotta, dove è stata prodotta, dove è stata immatricolata. Vi fa vedere tutti i passaggi di proprietà, perché magari voi vedete un'auto con targa italiana ma in realtà è stata immatricolata chissà dove, poi comprata, rivenduta, spostata, ritargata. Con Car Vertical potete scoprire tutti gli eventuali magheggi che sono stati fatti. Ovviamente vi dice se un'auto è stata rubata, vi dice se è stata incidentata, proprio perché va a accedere agli archivi, alle registrazioni delle assicurazioni, e se c'è stato un incidente grave nel quale sono state magari allegate anche delle foto, vi fa vedere anche le foto della pratica assicurativa dell'incidente, vi fa vedere addirittura i taglianti che sono stati registrati con relativo chilometraggio, così potete andare a controllare che a un certo punto i chilometri non siano misteriosamente scesi. Cioè vi fa sapere veramente di tutto, ovviamente tutto quello che è disponibile, tutto quello che è stato registrato ufficialmente e che è stato digitalizzato. Ma tra l'altro, se non trovate informazioni sull'auto che state cercando, se il report non vi soddisfa, voi contattate l'assistenza e vi rimborsano pure. I report costano davvero una stupidata, quindi è un controllo che secondo me vale assolutamente la pena fare se state comprando un'auto usata, se vi state informando o anche solo se magari volete scoprire di più sulla storia della vostra auto che avete comprato usata. Abbiamo anche un codice sconto, quindi vi lascio tutto in descrizione e nel primo commento. Quindi dalla 147 facciamo un salto in avanti e arriviamo alla Brera e alla Spider, tra l'altro auto
che ho fatto passare non poche volte nel mercato dell'usato perché secondo me ancora oggi sono bellissime, veramente stupende. Purtroppo sempre a trazione anteriore e diciamo con una meccanica non proprio eccelsa. E a proposito di meccanica non proprio nobilissima, su Spider e Brera comparsa per la prima volta l'Electronic Q2, che però, nonostante questo nome altisonante, non è un vero differenziale autobloccante. Infatti l'Electronic Q2, poi portato anche sulla Mito e sulla Giulietta, è semplicemente una gestione elettronica che tramite praticamente il sistema dell'ABS, quindi il controllo dei freni, va a agire appunto frenando le ruote quando iniziano a slittare. Quindi c'è un differenziale normale, libero. Se la ruota interna o insomma una delle due perde aderenza e inizia a slittare, praticamente viene frenata in modo che non si metta a girare a vuoto e la coppia viene trasferita anche all'altra. Quindi l'effetto è simile a quello di un differenziale autobloccante, ma capite che non è proprio proprio la stessa cosa. Ovviamente potete immaginare che però è un sistema decisamente più economico perché adotta semplicemente i freni e la centralina di controllo dell'ABS e del controllo di stabilità che sono già presenti sulle auto, quindi non aggiunge niente, che di per sé può anche essere un vantaggio perché significa che non aggiunge complessità e non aggiunge peso. Non sto dicendo che debba per forza essere una cosa negativa. Ma lasciamo da parte Spider, Brera, Mito, Giulietta, facciamo un altro salto e arriviamo finalmente a Stelvio e Giulia, dove torniamo a parlare di veri differenziali autobloccanti e soprattutto, ragazzi, torniamo a parlare di trazione posteriore, torniamo a parlare del motore che spinge le ruote giuste. E sia su Giulia che su Stelvio, quando parliamo di Q2, parliamo di un differenziale a slittamento limitato, quindi sostanzialmente un LSD, un differenziale lamellare, posto appunto sul posteriore, perché ovviamente, come sapete, di default entrambe sono a trazione posteriore. Di base avrebbero il differenziale libero, ma sugli allestimenti un po' spinti c'è la possibilità di avere appunto questo differenziale a slittamento limitato vero. E ovviamente a questo punto Alfa Romeo aveva una piattaforma fatta veramente bene, valida, con un'ottima dinamicità con la trazione posteriore. Cosa hanno fatto? L'hanno lasciata lì sostanzialmente a morire, l'abbiamo visto. Stelvio e Giulia non hanno più avuto aggiornamenti seri e con la tonale sono già tornati alla trazione anteriore. Tonale che però è disponibile anche con trazione integrale Q4. E quindi direi che iniziamo a parlare di Q4. Prima di arrivare al tonale, però, dove c'è un po' l'apoteosi di tutto questo casino che stiamo vedendo, facciamo un po' di storia. Partiamo dalla prima volta che è comparsa questa sigla. Quindi partiamo dal lontano 1992, che sì, ragazzi, mi spiace dirvelo, ma è più di 30 anni fa, quando sulla 155 compariva per la prima volta la sigla Q4, dove ovviamente non l'abbiamo ancora detto, Q sta per quadrifoglio, simbolo da sempre delle versioni sportive di Alfa Romeo, e infatti sulla 155 Q4 era proprio scritto, disegnato con una Q che in realtà era un quadrifoglio. E il 4, inutile che ve lo dica, sta per 4 ruote motrici, per trazione integrale. Trazione integrale che sulla 155 era ereditata niente meno che dalla Delta integrale. Questo video sembra tutto un gioco di parole stupido, ma ragazzi, è così. Quindi sulla 155 avevamo ben tre differenziali: all'anteriore un differenziale open, libero, un centrale Ferguson e al posteriore un Torsen, con una ripartizione di coppia che era normalmente al 47% all'anteriore e al 53% al posteriore, ma in caso di slittamento su uno dei due assi il Ferguson si blocca e quindi si poteva avere fino al 100% della coppia sull'asse che invece non stava slittando, che aveva trazione. E tra l'altro questo sistema poi è stato evoluto, è stato ulteriormente migliorato sulla 164 perché si è aggiunto un controllo elettroidraulico al giunto centrale, quindi al Ferguson, che praticamente allontanava e avvicinava le lamelle del giunto in modo da poter regolare questo effetto bloccante, da poter regolare la ripartizione di coppia. Andando avanti, anche qui ovviamente le cose sono iniziate a cambiare perché sulla 156 sia all'anteriore che al posteriore i differenziali erano liberi, quindi nessuno dei due autobloccante, mentre al centro c'era un Torsen con una ripartizione standard del 58% al posteriore. E stesso identico sistema è stato portato anche sul 159 Brera e Spider, ovviamente nelle versioni a 4 ruote motrici. Per esempio nelle versioni col V6, che però, come sapete, non era più il bus e che avevano il grandissimo difetto di essere veramente pesanti. Se fossero riusciti ad avere quelle linee, quell'estetica con una meccanica un po' più raffinata e con dei motori italiani, ragazzi,
sarebbero state fantastiche. Cosa che però sono riusciti a fare su Giulia e Stelvio, dove Q4 indica un sistema che di base ha la trazione solo al posteriore, proprio spingono solo le ruote dietro, dove troviamo anche un differenziale autobloccante lamellare, come vi dicevo prima per le versioni Q2. La differenza qui nel Q4 è che quando le ruote dietro iniziano a slittare, c'è praticamente una frizione in uscita dal cambio che attacca anche le ruote anteriori e manda metà della coppia davanti. Ragazzi, vi posso assicurare che questo sistema fa un gran lavoro, perché ho avuto la fortuna di guidare per qualche giorno la Stelvio quadrifoglio, e soprattutto in uscita di curva è una cosa impressionante, cioè si sente proprio che quando si dà giù tutto il posteriore inizia appena a scomporsi, le ruote iniziano a scivolare, si attacca subito l'anteriore e cioè è come se le ruote davanti mordessero l'asfalto, prendono e ti spara fuori in una maniera incredibile. Speriamo che riescano a portare questa meccanica anche in futuro su qualche nuovo modello, perché invece sulla tonale appunto abbiamo che è stata fatta sostanzialmente sulla piattaforma delle Jeep Compass e Renegade, quindi abbiamo di base la trazione anteriore, e anche nelle versioni Q4, quindi a trazione integrale, il motore termico in realtà spinge solo le ruote davanti, perché le ruote dietro sono spinte da un motore elettrico. Infatti stiamo parlando della versione ibrida plug-in, dove all'anteriore appunto abbiamo la spinta del motore termico con un differenziale libero, che poi in realtà se guardate, se leggete sulla presentazione della casa, parlano di differenziale autobloccante a controllo elettronico, ma è di nuovo quel sistema di cui parlavo prima, ad esempio per la Mito, per la Giulietta, che utilizza i freni, non è un vero differenziale autobloccante. E al posteriore abbiamo il motore elettrico da 122 cavalli che appunto alimenta le altre due ruote. Sistema che probabilmente a qualcuno potrebbe non piacere, però in realtà dobbiamo riconoscere che rispetto a una trazione integrale tradizionale ha anche dei vantaggi, perché per esempio avendo due motori separati di fatto i due assi non sono collegati, non serve un albero di trasmissione, non serve un differenziale centrale, insomma se vogliamo vedere si può avere ancora più modulabilità, si può spingere solo davanti, solo dietro, si può avere tutte le percentuali di coppia che si vuole, senza però bisogno di avere fisicamente un albero, il differenziale, controlli, eccetera, eccetera. E basta ragazzi, fatemi sapere se voi avete guidato una delle auto di cui abbiamo parlato. Spero che questo viaggio un po' psichedelico fra sigle, numeri, nomi vi sia piaciuto, e direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!